Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e ben ritrovati con Interfay Wheel Up Moto Estate 2015. Ci troviamo su una pista nuovissima, stiamo parlando del nuovo circuito Tazio Nuvolari di Cervesina in provincia di Pavia, come potete apprezzare da questa bellissima vista dall'alto. Un circuito inaugurato quest'anno che vede per la prima volta disputarsi una competizione ufficiale proprio in questo weekend in occasione del quarto round dei trofei Moto Estate. Una pista molto molto divertente che presenta un rettilineo lunghissimo di quasi un chilometro in cui i piloti potranno mettere tutte le marce fino alla sesta e in cui vedremo tantissimi sorpassi alla staccata in fondo grazie anche al gioco delle scie. Una pista davvero molto divertente che vedrà per questo weekend tante grandi novità, in quanto tra i diversi campionati correranno due gare anziché una. Stiamo parlando della Naked, la moto di serie 600 e le 1000. Sarà quindi un weekend importantissimo ai fini del campionato, perché i piloti dovranno cercare di fare più punti possibili in vista dell'ultimo round di campionato che si svolgerà il 20 settembre a Franciacorta. Trofei Wheel Up Moto Estate che regalano spettacolo non solo in pista ma anche nel paddock. Infatti in questo evento saranno presenti come sempre la clinica mobile, le attività di avviamento al motociclismo che permetteranno ai più giovani di provare in tutta sicurezza per la prima volta una moto nel paddock, seguiti da istruttori FMI attenti ed esperti, e soprattutto ci sarà anche una bellissima attività, ovvero un pilota professionista permetterà a dei fortunati di fare un giro in pista in tandem su una moto studiata apposta per permettere a due persone di girare in pista. Bando alle ciance, partiamo subito come quelli veri con la nostra fantastica sigla e torniamo subito dopo per il commento di queste gare infuocate. Moto di serie 600, gara 2, tutto pronto a partire sul circuito Tazio Nuvolari. Abbiamo visto una prima gara veramente molto molto emozionante con Perseghin e Lolli che se le sono date di santa ragione fino all'ultimo giro, con Perseghin che ha vinto, Tarenzi un po' attardato che non è riuscito a tenere il passo di Perseghin e Lolli, e questa gara sarà fondamentale perché Lolli e Perseghin a questo punto si stanno giocando il campionato, quindi è importantissimo che Lolli finisca davanti a Perseghin. Sì, ormai sono vicinissimi, abbiamo pochi punti di vantaggio su Perseghin, adesso speriamo in gara 2 che vada meglio di gara 1. E diciamo anche una cosa molto molto importante, ovvero che non c'è sulla griglia di partenza Roberto Piccobotta, che ha avuto un altro problema tecnico, purtroppo costretto a rientrare con la moto ai box. Vediamo se riuscirà a sistemare questo problema e quantomeno a partire dai box, anche se purtroppo questo qua è un'altra cosa di quelle che non ci volevano per il campionato di Roberto Piccobotta, che è davvero una stagione da dimenticare per lui. Davvero incredibile la sfortuna che sta avendo questo pilota con la sua Kawasaki. Bandiera verde in fondo allo schieramento che segnala che è tutto pronto per partire. Sguardi puntati al semaforo, si parte con la grande partenza. Vediamo lì di Luca Tarenzi, ancora una volta lui, ancora una volta Luca Tarenzi che gira in prima posizione. Un all shot come si fa nel motocross, nel supercross. Mamma mia Luca Tarenzi, ti Fede, ergo. In gara 1 dicevi che sei sicuro di due cose nella vita. Sì, una delle due è che Luca Tarenzi è primo alla prima curva. Beh, però Paolo è partito aia, Paolo Lolli subito all'interno si riprende la prima posizione, ma Tarenzi prova ancora a resistere all'interno ed è subito bagarre fin dalla seconda curva. Straordinario l'inizio di questa gara per questi due piloti là davanti che stanno subito facendo il diavolo a 4 e stanno seminando il panico in mezzo alla griglia, anzi direi davanti alla griglia, perché sono i due leader in questo momento di questa gara. Guarda Giuffredo, è andato a mettere le ruote nell'erba dicendo che la pista la paga tutta e lui la vuole usare tutta, anche l'erba vuole usare. No, caduta di Pellizzoni, non ci voleva questa per Andrea Pellizzoni, fuori uno dei protagonisti indiscussi di gara 1, autore di una bellissima gara e di tanti tanti sorpassi. Luca Tarenzi ancora davanti a Paolo Lolli, quindi sta dettando il ritmo, sta dettando legge là davanti.
avanti ed Edoardo Fiore, lo vediamo adesso on board camera con la sua moto numero 64, sta inseguendo Fabrizio Giovanella, quindi Edoardo Fiore è molto molto più forte rispetto a gara 1, è migliorato tantissimo in questa pausa che c'è stata tra le due gare. Tra l'altro Edoardo Fiore è giovanissimo, ha solo 17 anni, è esordito quest'anno nella velocità su pista, quindi il primo campionato della sua vita. Davvero complimenti a Edoardo Fiore, perché è un esordio veramente molto molto grande per lui. E bisogna anche notare che Edoardo Fiore ha rischiato di saltare questa gara perché aveva rotto la pompa, aveva rotto non so cosa, me l'ha detto, ma io non ci capisco niente di meccanica delle moto, quindi ha rotto qualcosa che non riusciva a trovare, l'ha trovata in extremis smontandola da un altro, da un'altra moto, ed è riuscito quindi a fare questa gara davvero salvato all'ultimo. Secondo giro di gara, Andrea Pellizzoni è appena riuscito a ripartire, quindi la moto non aveva gravi danni, però sicuramente non è come nuova. Secondo giro, Tarenzi al comando, Lolli secondo, Perseghi in terzo, Villamagna quarto, Anobile quinto, che prova l'attacco su Villamagna, l'ho intravisto lì in fondo mentre provava la staccata. Solo che la regia giustamente sta seguendo questi qua davanti. Guarda Lolli dove passa. Non ci posso credere, dove è passato Paolo Lolli. E Tarenzi resiste all'esterno con una percorrenza di curva straordinaria, ma purtroppo il vantaggio di traiettoria ce l'aveva Lolli e Tarenzi ha dovuto desistere. Riprova a prendersi la posizione mentre Perseghin qui dietro in una mano c'ha il gas e nell'altra c'ha i popcorn. Hai visto? Perché si sta godendo la battaglia là davanti. L'esperienza di Tarenzi nella frenata alla prima curva. Scusa se ti interrompo, perché Anobile intanto ha perso la posizione su Villamagna, è portato largo dal sorpasso di Villamagna, ha perso anche la posizione su Poncini ed Edoardo Fiore nel frattempo è stato passato da Antonio Giuffrè. Dicevi? Dicevo, l'esperienza di Tarenzi nella frenata della prima curva con Paolo Lolli alle spalle gli ha chiuso subito la traiettoria. Sì, davvero è stata una grande partenza, non soltanto per lo spunto ma anche per la staccata. Anche se davvero penso che perfetta. Sia un po' presto per difendere le traiettorie, perché qua ce ne sarà da darsene. Sì, parecchio. Anche perché questi 13 giri di gara si preannunciano essere infiniti, interminabili, perché se là davanti stanno facendo il diavolo a 4, guarda quanto stanno andando più forte rispetto a quelli dietro, si aprono in 3 in staccata e Perseghin passa Tarenzi con una frenata degna del dio Brembo, riesce a mettere la sua Honda davanti alla Honda cugina di Luca Tarenzi e portarsi in seconda posizione. Quindi adesso ha messo nel mirino la moto di Paolo Lolli e vediamo quel mirino che lampeggia di rosso come su un caccia bombardiere F18, bersaglio acquisito, si chiama Paolo Lolli, numero 51, e sarà probabilmente la prossima moto che Manuel Perseghin tenterà di passare, a meno che Tarenzi non ci metta il suo zampino e non rimetta le cose al loro posto. Qua indietro vediamo questa bellissima bagarre tra Di Buccio e dovrebbe essere Edoardo Fiore, non ho letto bene la grafica, anzi no, dovrebbe essere Fabrizio Giovanella, scusate, non ho letto la sovraimpressione, infatti è Fabrizio Giovanella alle spalle del pilota del team BR Corse, compagno di squadra di Edoardo Mazzuoli. Mentre Giovanni Aldeghieri di nuovo con questa luce giallastra del tramonto qui al circuito Tasso Nuvolari di Cervesina, l'ultima gara della giornata. Giovanni Aldeghieri prova una gara in rimonta, l'ennesima gara in rimonta in questa giornata, in salita per lui mentre per altri è in discesa. Paolo Lolli, guardalo qua, è uscito veramente forte questa volta dall'ultima curva, potrebbe essere la volta buona che mette la sua moto davanti in prima posizione, ma guarda dove frena Perseghin. Guarda dove cavolo frena Perseghin. Come fa a staccare quei 10 metri dopo tutti quanti? Solo lui lo sa. Lolli si deve inventare qualcosa di magico per star davanti a Perseghin. Sì, davvero, anche perché mettergli le ruote davanti con una frenata del genere è veramente, veramente, veramente dura. Molto, molto difficile. O vai a sportellate, ma poi c'è il rischio che Tarenzi ne approfitti e si piazzi davanti. Guardalo qua che ci prova adesso Luca Tarenzi. E dopo aver studiato questi due piloti per diversi giri, prova l'attacco su Paolo Lolli, tiene giù, tiene aperto Luca Tarenzi. Non ci posso credere cosa ha fatto Luca Tarenzi. Era per spacciato all'esterno, ha tenuto il gas spalancato con la moto che gli ha detto io non ci sto, io non ce la faccio a restare lì all'interno, ma lui ha detto stai zitta moto, qua comando io, e ce l'ha fatta portandosi in seconda piazza dopo un'intera gara passata a studiare questi due qua davanti che non hanno fatto altro che consumare freni e gomme. Guarda Tarenzi come prova adesso di nuovo a prendere anche era il comando di questa gara su Manuel Perseghin. Questi tre sono entrati in piena transagonistica, non è una gara quella che stanno facendo, è una simbiosi totale con il mezzo, sono perfettamente a loro agio, controllano alla perfezione la
moto e ci stanno regalando una gara che resterà negli annali della storia dei trofei Wheel Up Moto Estate. Davide Nobile tanto prova a riprendersi la posizione su Mauro Poncini, ma è ancora bagarre tra questi due, con Poncini che resiste ancora davanti alla moto di Davide Nobile, perché qua si lotta per la quarta posizione e a Nobile sinceramente non è più di finire in quinta posizione, e gli piacerebbe anche quella medaglia di legno che adesso è virtualmente appesa al collo della moto numero 29 dello svizzero Mauro Poncini. Non so se è svizzero, ma so che la sua mail finisce con .ch, quindi secondo me sì, mi qualcosa, sembra qualcosa di svizzero c'è, di sicuro il suo indirizzo mail è svizzero. Ivan Di Buccio 88 stampato in giallo sulla pancia della sua Kawasaki del team BR Corse, sta facendo una gran bella gara, così come Edoardo Fiore, che adesso prova a prendersi la posizione su Federico Peiretti, è uscito molto forte, vediamo se si mette all'interno alla S veloce. Grande il sorpasso di Edoardo Fiore, che ha avuto il fegato di tenere aperto tre giri. Alla fine di questa gara saranno tre giri lunghissimi, tre giri pieni di pathos. Ah, Tarenzi qua passa sicuro. Tre giri pieni di voglia di vincere. Tarenzi ce la fa a passare sul dritto e tira una staccata veramente imperiosa, perché per riuscire a battere Perseguin in staccata ci vuole davvero un adesso gli risponde. Perseguin adesso prova a riprendersi prima posizione alla curva 2, ma guarda qui come spazzola il posteriore mentre la moto va dritta. La nostra GoPro inquadra a destra i commissari che guardano la gara con la mascella che ormai tocca il terreno, talmente sono rimasti sconvolti dalla gara che stanno facendo questi tre qua davanti, bocche spalancate non soltanto a bordo pista ma anche sulle tribune, dove ormai vige una sorta di religioso timore per capire chi di questi tre riuscirà a mettere le sue ruote davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi. Sembrerebbe che Tarenzi abbia risparmiato gomme, freni, pastiglie, benzina, concentrazione, sudore per questi ultimi tre giri di gara e abbia deciso di tirare tutto fuori adesso, quando mancano ormai due giri e un settore alla fine di quella che secondo me potrà essere la gara più bella di tutta la stagione dei trofei Wheel Up Moto Estate 2015. Staremo a vedere cosa ci regaleranno questi tre piloti in questi ultimi due giri che ci aspettano. Come dicevo in precedenza, sono entrati in quella che si chiama transagonistica, una cosa che si vede raramente negli sport, si vede soltanto quando riesci a dare il 110% delle tue capacità fisiche, quando entri in perfetta perfetta comunione con il mezzo, riesci a controllarlo alla perfezione, a fargli fare quello che vuoi, ed è quello che stanno facendo questi tre. Sono tutti e tre perfettamente allo stesso livello e Paolo Lolli approfitta di un'incertezza in uscita dall'ultima curva di Manuel Perseguin e mette di nuovo la sua moto davanti in seconda posizione con la coda che sventola ai 200 all'ora, ginocchio a terra, tra un po' anche il gomito per Luca Tarenzi con Lolli che ci prova di nuovo, ma Perseguin, dove Pellizzoni era finito per terra, Perseguin riesce a restare in piedi, Dio solo sa come faccia. Secondo me ha messo la super attack sulle gomme per cercare di farle stare attaccate all'asfalto, non si sa come riesca a fare stare delle gomme semistradali così incollate con la moto che spazzola la pista, che la pulisce completamente di traverso, mentre Luca Tarenzi sta cercando di tenere la prima posizione, ma Perseguin la fa fortissima quella curva, la fa fortissima, ma Lolli l'ha fatta molto molto forte, ma Perseguin adesso ha beffato Paolo Lolli ed è riuscito a prendersi la posizione, la seconda piazza, adesso di nuovo all'attacco di Luca Tarenzi, questa volta Luca Tarenzi dietro di sé allo staccatore, perché oggi lo scettro di staccatore lo sta tenendo ormai saldamente in mano da 20 e passa giri, perché se sommiamo anche quelli di gara 1 sono 20 i giri totali. Manuel Perseguin che adesso prova l'attacco alla terz'ultima curva e si prende la leadership di questa gara con Luca Tarenzi che è costretto a guardare da dietro la moto di Manuel Perseguin. Vediamo se Tarenzi riuscirà a replicare all'attacco di Manuel Perseguin, che si è portato al comando di questa gara quando inizia adesso l'ultimo giro, e sarà davvero da defibrillatore questo ultimo giro di gara. Tarenzi è uscito fortissimo dall'ultima curva ed è di nuovo davanti, è di nuovo lui il leader di questa gara. Mamma mia, Perseguin, mamma quanto è vicino, si allunga un braccio, può strappargli i capelli a Luca Tarenzi lì davanti, e adesso sarà veramente durissima per Luca Tarenzi, perché l'unico punto in cui soffre non soltanto lui ma tutti gli altri è proprio l'uscita dalla S veloce. Perseguin sa che quella curva lì lui la fa molto più veloce di tutti gli altri, sa che la fa fortissimo, sa che ha qualcosa in più, anche solo un 1% di gas in più basta per arrivare a passare Luca Tarenzi quando sono così vicini, francobollati l'uno all'altro. Perseguin ha messo nel mirino il suo bersaglio, la moto rossa numero 1 di Luca Tarenzi là davanti. Perseguin è uscito fortissimo, tira la sua staccatona all'interno e ce la fa Perseguin.
con un sorpasso da manuale. L'ha studiato da 4 curve quel sorpasso, ce l'aveva in mente. Ha detto: aspetta bello, che io ti passo lì. All'uscita dalla S veloce ha avuto la pazienza, il fegato, il cuore di aspettare il momento propizio per passare il rocchettaro scatenato Luca Tarenzi, che sulla carena porta il numero 1, perché lui, il detentore del titolo di campione del moto di serie 600, titolo che però per questa gara va a Manuel Perseguin. Se riuscirà ad affrontare bene l'ultima curva, ce la fa, spalanca il gas, vola verso quella che è la vittoria più meritata, più straordinaria, più pazzesca, più incredibile di questa stagione. Non sta nella pelle, non sta nella tuta. Manuel Perseguin, pugno al cielo, saluta quei pochi rimasti, bravissimo, sulle tribune. Bravissimo. Bravi, vedere bravi, questa bravi, gara. Bravi tutti e tre, bravi tutti e tre. Io ho finito il fiato, datemi una bombola d'ossigeno, perché non so come ho fatto a commentare questi 3 giri di gara senza essere attaccato a un defibrillatore. Comunque bellissimo il sorpasso di Perseguin, cioè ha una nota di merito incredibile, perché Tarenzi ha difeso la linea, lo spazio era poco, Perseguin ha mollato i freni ancora e ci si è infilato in qualche maniera fermandosi in curva, poi ormai era davanti. Attenzione, attenzione, scusa, bellissimo, perché qua Peiretti è in lotta con Fiore e lo passa al photo finish. Fiore gli è partita la marcia, l'ho visto lì cercare di infilare la marcia col cambio, ma purtroppo non ce l'ha fatta Edoardo Fiore. Peccato davvero, perché così Peiretti ha guadagnato una posizione al photo finish, e questo è quello che mi piace di questo trofeo. Bravissimo. Perché hanno fatto 3 giri veramente al di sopra di ogni umana immaginazione, comprensione e non so che cos'altro, e poi alla fine si danno la mano come se fossero appena usciti a prendersi una birra al bar. E Albi, se posso dirtelo, la cosa drammatica è che adesso all'ultima gara Perseguin e Paolo saranno a pari punti e quindi si giocheranno il campionato all'ultima gara. E mi scrivo anch'io molto in serie, prossima gara. Aiuto. Credo che, visto soprattutto il terzo posto dell'ultima gara, Paolo sarà molto 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 motivato. E dopo aver visto la spettacolare gara 2 della moto di serie 600, passiamo adesso alla moto estate naked, una categoria molto importante oggi in quanto si disputano 2 gare anziché una sola, quindi punteggi doppi e campionato che verrà rivoluzionato con Rodolfo Gaggiolo e Nicola Ruggero, che si stanno contendendo il titolo a 2 gare dal termine. Andiamo adesso ad assistere a gara 1, una gara molto molto divertente. Ci portiamo con le immagini su questa griglia di partenza di gara 1, con la moto che adesso si affiancano sulla griglia di partenza, bandiera rossa davanti che segnala che è quasi tutto pronto per l'inizio di questa corsa. Safety car ferma a fondo, gruppo bandiera verde, è tutto pronto per l'inizio di questa gara. Semafori che stanno per accendersi, motori che rombano, sguardi puntati verso il rettilineo, e si parte con la grande partenza di Nicola Ruggero, che semina tutti dietro di sé. Straordinario, Nicola Ruggero ha fatto uno scatto da urlo. Masciocchi è partito molto bene anche lui in seconda posizione, Masciocchi straordinario, e Gaggiolo invece si trova in seconda posizione. Davvero una grande partenza quella di Rodolfo Gaggiolo, che è riuscito a passare tutti quanti e portarsi in seconda posizione. Cristian Perasso, che staccata che tira Cristian Perasso, alla straordinaria Marquez, ragazzi, questa straordinaria col prototipo del Bite Therapy, la staccata di Cristian Perasso che ha passato tutti quanti e riesce quindi a passare 2 piloti in un solo colpo e portarsi così davanti a tutti. Nicola Ruggero in prima posizione sta guidando la gara con un grande vantaggio sul secondo classificato e sta davvero conquistando, sta davvero ottenendo un bel ritmo molto molto difficile da tenere per tutti gli altri piloti. Diego Masciocchi è ancora lì che prova a tenere la posizione, che subisce il sorpasso di Barbotto Diego Masciocchi, quindi è costretto a perdere la posizione. Però la recupera, la recupera nell'incrocio di traiettoria, arriva lungo Barbotto, quindi tutto da rifare, il tutto ripreso dalla moto di Papa Gelsomino, su cui abbiamo installato una delle nostre fantastiche onboard camera. Michele Ponzoni, grande partenza anche la sua all'attacco di Riccardo Beninelli là davanti a lui nella S veloce. Questi piloti, ricordiamo che non hanno mai provato la pista sull'asciutto, l'hanno provata solo sul bagnato, se non qualche test precampionato, quindi stanno ancora cercando di prendere bene le misure. Beninelli, il grande sorpasso sulla moto numero 73, guadagna così una posizione, mentre Ponzoni quindi adesso si trova staccato di 2 rispetto alla moto di Beninelli, con Ruggero che sta pennellando le traiettorie qua davanti e Gaggiolo che si fa sempre sempre più vicino, ormai francobollato alla moto di Nicola Ruggero. Gaggiolo ha recuperato quindi alla grande ed è molto vicino alla moto di Nicola Ruggero. Voglio vedere, sono curioso di vedere se Gaggiolo riuscirà ad andare a prendere Nicola Ruggero là davanti. Cristian Perasso, un altro sorpasso, grande questo sorpasso di Cristian Perasso, che faremo con sorpasso tra l'altro, quindi un nome, una garanzia.
E ne ha passato un altro, adesso all'inseguimento di Papa Gelsomino. E ci fa pensare che non avesse le rein e partisse così dietro semplicemente per quel motivo, perché sta dimostrando in gara di avere del gran gas, del gran manico da dimostrare. Assolutamente sì, guardalo qua che si getta in scia su Papa Gelsomino. Vediamo se riesce a tirare la staccatona quantomeno per avvicinarsi. Oh, lungo! Tutti e due, vedi? Tutti e due lunghi, sia Papa che Perasso. Ammallamenti. Malefici. Solo che Papa è arrivato molto più lungo e quindi ha perso la posizione su Christian Perasso, perdendo così una piazza. E adesso Perasso si dovrebbe trovare intorno alla settima posizione, se la grafica non mi inganna. Intorno alla sesta, settima posizione. Terzo giro di gara con Ruggero ancora al comando, Gaggiolo dietro di lui. Questi due stanno facendo un altro sport. Guarda quanto stanno guadagnando rispetto agli altri. Masciocchi in terza posizione, Barbotto quarto, Perasso quinto, Papa sesto, Bendinelli settimo, Battini ottavo, Ponzoni nono, e via via a seguire tutti gli altri piloti. Che bella la moto di Perasso. Assolutamente sì, è un prototipo bellissimo. Più caso. La prossima volta devi andare a vederla se ci sono. Mi auguro ci siano a Franciacorta. Papa Gelsomino si getta in scia sul rettilineo sulla moto di Perasso. Sfrecciano a 200 passa all'ora, ma frenano fortissimo tutti e due, e alla meglio Papa Gelsomino, che riesce a passare Perasso portando così. Ha trovato pane per i suoi denti, perché Papa Gelsomino è uno che non molla mai, assolutamente. Ha trovato finalmente un grande staccatore come lui. Ci riprova. Aia. Madonna. Peccato, perché l'errore di Perasso gli è costato tantissimo in quel frangente lì. Quella staccata un po' azzardata su Papa Gelsomino, che poi gli ha chiuso la traiettoria. Peccato. Gli è costato tanto. Peccato. Gli è costato sicuramente tanto. Riprova la staccata nello stesso punto di prima Christian Perasso. Questa volta ce la fa a restare all'interno su Bendinelli. Grande la manovra di Perasso, che guadagna quindi la posizione. Si riprende la posizione che aveva perso ai danni di Bendinelli. Davvero complimenti a questo pilota. Occhio Gaggiolo qua, occhio Gaggiolo qua. Gaggiolo. Gaggiolo prova l'attacco all'uscita della variante veloce. Perlomeno ha provato ad affacciarsi, o perlomeno a farsi vedere, a dire guarda che ci sono anch'io. Sta cercando di incutergli un po' di timore, no? È una pressione psicologica, secondo me. Sì, Gaggiolo. Il terrorismo psicologico è un'arma micidiale nel motorsport. Infatti, Gaggiolo deve provare l'attacco non sul rettilineo, ma nelle curve, dove sa che la sua moto può dargli quel qualcosina in più, dove sa che ha qualche chance. Attenzione all'errore! L'errore di Ruggero! E Gaggiolo si porta al comando, approfittando dell'errore di Ruggero nello stesso punto in cui aveva già sbagliato due volte. Esatto, l'aveva già visto sbagliare in quel punto. Diciamo che Gaggiolo, secondo me, ha capito che lì Ruggero sbaglia più di una volta. Ha capito che lì forse Gaggiolo aveva qualcosa in più. Ha aspettato il momento propizio. Ha aspettato il giro in cui Ruggero commettesse il suo errore. E ha guadagnato la testa di questa gara. Straordinario, Rodolfo Gaggiolo. Michele Ponzoni sta andando veramente forte. Sta andando veramente forte. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. L'incidente. Aia. Incidente di Michele Ponzoni, che si dispera. Prende a punti il terreno. Prende a pugni il terreno. Non ci voleva questa caduta. Moto che fuma, tra l'altro. Quindi deve essere stato un incidente abbastanza impegnativo per la moto. Rivediamo il replay. Era piegatissimo. Gli è partito il posteriore. Guarda le forcelle. Madonna. Che danno questo. Mamma mia. Forcelle completamente piegate. Ha picchiato bene. Che sfiga, ragazzi, che sfiga. Sono quegli incidenti non tanto catastrofici come... rivedi qua, gli è partito posteriore. Quelle cadute che possono sembrare una cavolata, invece fa una marea di danni. Esatto. Incredibile. Rudy Gaggiolo, eccolo qua inquadrato. I riflettori sono puntati tutti sulla sua Triumph arancio, con i cerchi stroboscopici che ci fanno quasi ubriacare a vederli in questo video. Rudy Gaggiolo qui alle prese con dei doppiati. Attenzione, perché potrebbero essere importanti al fine di questa gara. Però... No, però Rodolfo, è nel carniere. Ruggero è lontano. Poche curve separano Gaggiolo dalla sua prima vittoria in assoluto nel circuito Tazio Nuvolari. Festeggia su una ruota sotto la bandiera a scacchi. Straordinario Rudy Gaggiolo, semplicemente straordinario. Superlativa la prestazione di Gaggiolo in una pista con un rettilineo così lungo. Il difetto della cilindrata, è riuscito a vincere lo stesso. Bravissimo. Sì, è stato veramente bravissimo Rodolfo Gaggiolo, perché le carte non erano tutte a suo favore. Pensare che non ha vinto per dire a Modena, che è una pista ad esempio molto più tortuosa. Esatto, invece è riuscito a vincere qui sicuramente. Bravissimo. Grande complimenti Rodolfo Gaggiolo. Altrettanto bravo comunque Nicola Ruggero, che è riuscito a tenere comunque la seconda posizione, a fare una bella gara.
E adesso quindi sarà molto importante vedere come andrà a finire gara 2, perché qualora Rodolfo Gaggiolo riuscisse a vincere anche gara 2, diventerebbe il nuovo leader di campionato, scalzando Nicola Ruggero dalla prima posizione, e si giocherebbero il titolo questi due all'ultima gara di campionato. Staremo a vedere. Adesso vi lasciamo con le immagini per qualche secondo, torneremo tra pochissimo con la sintesi della gara bellissima della Race Attack 600, seconda manche. State con noi.